Tre gol nel primo tempo bastano alla Gela Football Club per rimanere in scia delle avversarie in zona playoff nel torneo di promozione. Si decide tutto nei primi 45 minuti, la squadra di Evola ha dominato in lungo e largo il Frigentini. Gara sbloccata già dopo appena 8 minuti perché sull'angolo dalla sinistra del capitano Ascia svetta di testa l'attaccante Tony Scerra per l'1-0. Il raddoppio arriva al 24esimo ed è ancora protagonista il numero 9 giallonero. Il suo cross di esterno al bacio per Giaquinta diventa un assist facile facile. 24. Al 44esimo si fa male il difensore centrale Buscema, che è costretto a finire anche soccorso in ospedale per un problema serio alla spalla. Prima che l'arbitro fischi la fine del primo tempo, arriva anche il 3-0, l'ennesimo assist dell'attaccante Scerra per Alabiso, che con un tiro a giro sorprende il portiere del Frigentini. Nel secondo tempo ritmi sicuramente più bassi, la formazione rosso-blu ospite prova a venire a capo della partita e il numero 9 Nucai al settimo dal limite costringe il portiere Pizzardi a respingere con i pugni. Entra in campo San Martino e al 25esimo proprio il capitano Ascia serve il centrocampista giallonero, che però da buona posizione spara fuori alla destra del portiere ospite. Al 29esimo ancora Nucai per il Frigentini colpisce la traversa, questa volta Pizzardi non ci sarebbe arrivato. Al 39esimo c'è la possibilità per la formazione rosso-blu di andare in gol per il fallo di Falcone, da pochissimo entrato in campo, viene decretato il penalty ma dal dischetto San Giorgio sbaglia clamorosamente il gol del 3-1. E prima del fischio finale c'è ancora tempo per un'altra azione di marca giallonera e Tony Scerra, sicuramente tra i migliori in campo, che colpisce la traversa. Ma va bene anche così. Per l'ennesima volta devo fare i complimenti ai ragazzi, perché oggi non era facile, visto che il Frigentino non aveva niente da perdere ed era una partita bella tosta. Credo che la squadra sta facendo un grande girone di ritorno, l'ha dimostrato. E pensiamo a domenica, non guardiamo indietro, pensiamo avanti. Quello che gli avevo detto ai ragazzi era questa di chiuderla subito al primo tempo, di fare subito le cose prima possibile, perché quando poi dopo ti porti al secondo tempo una squadra come il Frigentini che non ha niente da perdere, erano abbastanza dura. E infatti sono stati bravi e gli devo fare i complimenti. Avete conquistato i play-off, però adesso dovete mantenerli sino a fine campionato e ancora restano le ultime partite da disputare. Con che temperamento scenderete in campo? Sì, adesso sono tre belle partite, due sono veramente toste, domenica andiamo in casa della capolista, ma noi ci andiamo con l'obiettivo di fare bene, di fare il risultato pieno. Sappiamo che non sarà facile, adesso ci vuole tanta concentrazione, maturità e consapevolezza.